Immaginiamo che tu sia un blogger oppure che tu gestisca un gruppo Facebook, una pagina Facebook o qualunque altro tipo di strumento simile sui social. Qualcuno scrive un post oppure un commento diffamatorio ai danni di un'altra persona. Sei responsabile anche tu per quella diffamazione? Te lo spiego in questo video e nei commenti ti lascio il link all'articolo sul mio sito che affronta un caso particolare analizzato dalla Corte di Cassazione. Ciao, sono l'avvocato Giuseppe Di Palo e sono un penalista. Mi occupo cioè di tutelare i diritti delle persone coinvolte nei processi penali, sia nella posizione di indagati o di imputati, sia nella posizione di persone offese dal reato. Oggi parliamo di diffamazione ed in particolare della responsabilità dell'amministratore di un gruppo Facebook o di un blogger per un commento altrui sul gruppo o sul blog. Intanto chiariamo subito che la diffamazione è un reato che si configura anche sul web. E consiste in una offesa fatta ad un'altra persona in sua assenza ed alla presenza di almeno altre due persone. È chiaro, e l'ho spiegato già in altri video, che la diffamazione si configura anche sui social e sui blog. Ma se io gestisco un blog o un gruppo Facebook e qualcun altro, non io, scrive qualcosa di offensivo, rispondo di quella condotta anche io. In un recente caso affrontato dalla Corte di Cassazione è stato chiarito che risponde del delitto di diffamazione aggravata quell'amministratore o quel blogger che, messo a conoscenza della presenza sul sito amministrato di un'offesa fatta da altri, non provveda tempestivamente alla rimozione del post o del commento. Ed infatti, secondo questo arresto della giurisprudenza, questa condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell'altrui reputazione. E questo perché ciò consente l'ulteriore diffusione dei commenti o dei post diffamatori. Quindi, ricapitolando, non vi è una responsabilità diretta ed istantanea, ma solo successiva. Non elimino il post o il commento diffamatorio quando ne sono messo a conoscenza ed allora ne sono responsabile anche io. Grazie per avermi seguito, ti do appuntamento al prossimo video.